La presentazione del rapporto sulla scuola 2011 della Fondazione Agnelli nell'Aula Magna dell'Università di Bari venerdì 2 marzo è stata l'occasione per una riflessione a più voci. L'assessore regionale Alba Sasso, pur condividendo che la scuola media rappresenti l'anello debole della scuola italiana, ha precisato che non possono essere responsabili i docenti, bensì la confusa azione di governo di questi anni e un eccesso di discontinuità tra scuola elementare e scuola media. La scuola media è il percorso, a mio modo di vedere, che ha delle sue caratteristiche. È il momento in cui consolidare gli apprendimenti della scuola elementare, è il momento in cui imparare a ragionare sugli apprendimenti, è il momento in cui deve prevalere un insegnamento orientante che orienti i ragazzi, perché quello era un altro degli obiettivi della scuola media. Tra le soluzioni ha individuato lo sviluppo degli istituti comprensivi, semmai senza tanti plessi. L'istituto comprensivo funziona e dovrà funzionare e io credo che se ce la mettiamo, se ce la mettete voi soprattutto, potranno funzionare. Ma se c'è una reciprocità tra una fascia scolastica e l'altra, se si creano gruppi di continuità tra scuola elementare e scuola media, se i ragazzi vengono seguiti nel curriculum verticale, se cambia il modo di fare scuola di tutti e due gli ordini, allora funzionano i comprensivi. Una carta da giocare poteva essere l'organico funzionale, ma pare che per ora non se ne parli. Credo che il decreto sulla semplificazione che prevedeva l'organico funzionale come elemento fondamentale per una migliore autonomia delle scuole, lì c'è stata una debolezza, noi l'abbiamo rilevato anche nella conferenza delle regioni, perché lì poi un organico funzionale non si riesce a finanziare. Ha scartato invece l'ipotesi di un reclutamento dei docenti senza regole. Perché io parto dall'idea che noi dobbiamo formare al meglio tutti i docenti. Anche il neo capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Lucrezia Stellacci, è intervenuta concordando che la scuola media mostri problemi di tenuta e ha portato a supporto i dati delle prove INVALSI 2011 per la Puglia. Nata con tre obiettivi, con l'obiettivo a elevare i tassi di scolarità, con l'obiettivo di creare pari opportunità nel fluire del diritto allo studio ed è nata con un terzo obiettivo che secondo me è fondante, che è quello di avere una funzione essenzialmente orientativa. Un orientamento che non è orientamento informativo, ma è didattica orientativa. A suo giudizio, la soluzione sta nel buon funzionamento degli istituti comprensivi. Io penso che questa possibilità di provare gli istituti comprensivi sia davvero una grande opportunità per la scuola media.